no, professore di piano. Cavassi è stato il mio primo tastierista 1964. Puttana maiala, ragazzi. 30 anni fa. È veramente. E pensa, ma mi ricordo una. E cosa facevate? Cioè, facevamo i concerti. No, lui, 64 era cosa cantavi? Cosa cantavi? No, 66. No, rubavate le canzoni agli altri. No, questo sempre in continuazione anche adesso. Sì, No, la cosa incredibile è che lui aveva un gruppo che si chiamava Gli Idoli. Allora io avevo bisogno di un gruppo, non li conoscevo. Di nome e andai, loro suonavano, ti ricordi questa cosa qua? Suonavano a Piacenza. Sì. Dunque lui, Giorgio Leccardi e il chitarrista Beppe Barlozzari, che aveva una proprietà biologica incredibile, era due ugole, ti ricordi? Ma non sto scherzando, lui fa, tanto è vero che poi ha fatto il commercialista. Ma il problema è che loro erano impegnati a suonare in un locale di Piacenza. Allora io dico, gentilmente chiedete al proprietario del locale se vi libera. Allora lui, Cavassi, che adesso lo vedete un po' così bianco, canuto, ma no, era però giovanile, è un bell'uomo. Andò dal proprietario del locale e disse: guarda, noi dovremmo andare con Dalla. Dice: no, dovete finire. E tu partisti con Cazzotto, ma senza niente. Io rimasi allibito. Detto. E poi l'altra cosa di Cavassi straordinaria è quando facemmo il primo disco, lui era pieno e ancora oggi di tic. Ma meno adesso è molto meno. Ma non sembra. No, non sembra. No. Adesso vi dico, la prima incisione, lui suonava la tastiera e io davo il tempo, come sempre in inglese, cioè, one. E io ero emozionato anch'io perché era il primo disco. Allora, quanto? Siamo stati questo, e abbiamo cambiato l'inizio. Lui è il Pungiglione. Lui il Pungiglione ha fatto un disco importante. Buongiorno. Lui è un arrangiatore e il coautore dei Salmi. Lui, ma è giovanissimo. Ah, no, c'ha 30 anni. C'ha la faccia. No, quanti anni hai? 30 anni, nato a New York, devo dire grosso musicista. Ma questa cosa dei Salmi ci vorrei ritornare nelle prossime puntate. E vedi che non si può parlare di tutto, dovremmo stare un mese. Abbiamo musicato i Salmi. E per fare, siccome non sono pochi, certo. È una serie di una roba. Di roba, abbiamo fatto un team, io ho fatto grande parte dei Salmi, collaborazione con Sidoli, mettiamo, vabbè, allora vi faccio vedere uno stenue in russo, uno stenue, veniti maialini, maialini c'è, ma uno stenue, questo era all'ambasciata russa a Roma, guardate, è uno stenue vero, Avrei firmato almeno 10 cambiali per comprare. No, me l'ha regalato la BMG, l'unico regalo che ha fatto. Cioè, te l'hanno regalato, la BMG te l'ha regalato. Allora, aspetta, Lucio. Cosa? Allora, siccome. My...